L'esempio è la prima forma di apprendimento, questa lo sappiamo, e è quella che rimane più impressa all'alunno, perché non possiamo dire non urlare quando noi docenti urliamo, non usare il telefono quando noi docenti lo utilizziamo. E in base a questo principio, l'Istituto Comprensivo Serena di Treviso, la dirigente Alessia Quadrini ha emanato una circolare in base alla quale è vietato l'uso del telefonino a scuola non solo a bambini e ragazzi, e fin qui nessuna sorpresa, ma anche a insegnanti e collaboratori scolastici. Non ci si deve stupire, dice la preside. I docenti e i collaboratori, quando sono in servizio, la priorità è l'alunno e l'attenzione sull'alunno. Quindi ho semplicemente messo i paletti dicendo: ok, se fino adesso il telefono l'avete utilizzato in modo occasionale, sapete benissimo che non potete utilizzarlo. I sindacati del personale hanno però replicato che se questo è il principio non è corretto che la dirigente e i suoi collaboratori più stretti lo smartphone lo possano usare, ma lei replica prontamente. Parliamo di emergenze, perché parliamo di una dirigente che si trova spesso a girare anche nei plessi, parliamo di una dirigente che è disponibile in istituto e fuori dall'istituto per l'intera giornata, non sta semplicemente per l'orario d'ufficio, quindi è giusto anche per il benessere di tutto l'istituto che ci sia questa disponibilità e questa collaborazione così aperta. Il sindaco Mario Conte sottoscrive l'iniziativa. Parliamo di poche ore di rimanere senza le tecnologie, quindi fa bene ai bambini ma fa bene anche agli adulti. Forse dovrebbe farlo anche il sindaco.